Buongiorno agli amici di T-Forum News, Gianvito D'Angelo, nuova settimana di trading, quella che concluderà marzo e quindi il primo trimestre dell'anno. Ci sono cose molto interessanti da dire dal punto di vista operativo, le vediamo immediatamente. Allora, guardate, questo è l'S&P 500, sapete il più importante futures al mondo, quello più scambiato. Guardate che brutti gli ultimi 2 mesi. Marzo, insomma, abbiamo detto è quasi del tutto completato, ma la cosa grave, vedete, è sotto questo innalzamento di volatilità. Vedete che finché l'ATR è rimasto sotto la trend line blu che ho tracciato appunto su questo indicatore, e bene o male il mercato, vedete, è salito o comunque ha continuato a salire nell'ambito di questa trend line ascendente sui minimi. Vedete che poi addirittura ci ha fatto pullback, ha rotto, ma il mercato non aveva ancora venduto quest'area compresa fra 2,716 e 2,7. Il problema è che la salita ha trovato come resistenza il potenziale supporto, cioè la trend line, e da quel momento in poi vedete invece la stessa area intorno a 2,7 è stata purtroppo 2 sedute di seguito totalmente venduta, e anche il supporto in area 2,645 che avrebbe potuto e dovuto tenere, anche questo al momento è stato bruciato totalmente a ribasso. Qual è il ragionamento che abbiamo sempre fatto nelle ultime settimane? È che in un'ottica rialzista di lungo, diciamo in qualche modo più tranquilla e più sotto controllo, questi minimi qua non dovrebbero essere rivisti. Quindi noi contavamo sul fatto che questi minimi fossero appunto i minimi del trimestre in corso. Nelle ultime sessioni purtroppo il mercato sta dimostrando di volerli andare a testare, anche perché se noi qua andiamo ad applicare anche semplici principi di analisi tecnica, cioè ad esempio andiamo a proiettare dal punto di uscita dei prezzi l'ampiezza massima della figura, vedete, di questa sorta di triangolo, wedge, insomma, lo possiamo chiamare in 3.000 modi, la sostanza dei fatti dal punto di vista operativo non cambia molto. Vedete, la massima ampiezza la andiamo a proiettare dal punto di uscita dei prezzi. Vedete che qui abbiamo un target teorico a 2.400 punti tondi tondi, che non incide in assoluto sul trend di lunghissimo periodo, perché per quell'innalzamento di volatilità, come poi vedete c'è stato anche a metà inizio febbraio, e sarebbe comunque compatibile con un trend long di lungo. L'unico rischio, tra virgolette, l'unico timore sarebbe sui nostri mercati, o comunque sui mercati europei, anche perché Eurostoxx è messo molto peggio dal punto di vista grafico. Da qui potremmo anche tirare, sempre per fare appunto esercizi di analisi tecnica, una bella trend line, vedete, sui minimi di novembre del 2016, fino ad appunto a prenderci i minimi che abbiamo fatto appunto a febbraio di quest'anno, e vedete che passa esattamente sui livelli di prezzo che abbiamo toccato proprio venerdì. Questo cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che tutta quest'area, appunto, tra i minimi di febbraio e i minimi che abbiamo raggiunto venerdì, è un'area veramente importante che in ottica di lungo periodo potrebbe ancora essere sporcata, ma non dovrebbe essere venduta. Cioè, se ci accorgessimo, di accelerazioni al di sotto di quest'area, cioè sotto area 2,5 possiamo dire, diciamo approssimando, sarebbe veramente dura pensare ad un trimestre o a un secondo trimestre dell'anno positivo, perché probabilmente vuol dire che tutti i massimi di swing sarebbero in qualche modo inclinati al ribasso. Per i mercati americani magari non sarebbe gran cosa dal punto di vista macroeconomico, perché probabilmente hanno le risorse per poter risalire con molta facilità. È chiaro che la stessa cosa non potremmo dire per le nostre economie, insomma, quella italiana sicuramente, ma anche, ripeto, se andiamo a guardare l'indice Eurostoxx, anche quello, diciamo, non è messo, diciamo, prima graficamente benissimo. Comunque, ripeto, l'idea adesso è quella di andare a capire e a vedere come si comporterà l'indice appunto in quest'area. Operazioni long si possono fare al momento con orizzonti temporali brevissimi, mentre eventuali massimi di swing più bassi, ragionando su un orizzonte temporale adesso ovviamente più ampio, si possono ancora provare a shortare, visto che il mercato, come sappiamo, non riesce più a generare massimi di swing più alti. Vedete che i massimi precedenti 1 e 2 sono ovviamente più bassi uno rispetto all'altro, e quindi è chiaro che la reazione che eventualmente noi ci dovessimo aspettare in quest'area qui non dovrebbe appunto portare direttamente a nuovi massimi sopra area 2008.
Questa è la situazione sul nostro, appunto, sul nostro, io lo chiamo nostro, visto che insomma lo commentiamo praticamente quasi tutte le settimane, insomma la sostanza dei fatti in qualche modo l'abbiamo detta. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo lunedì prossimo, sempre Gianvito D'Angelo per il T-Forum News. Grazie ancora. Se volete contattarmi potete farlo chiedendomi l'amicizia, o meglio mettendo mi piace sulla mia fanpage, perché il mio profilo personale, diciamo, ormai eccede i 5.000 amici, mentre se volete inviarmi una mail potete farlo tranquillamente scrivendo a supergiambi@gmail.com. Grazie.